benvenuti a It's e benvenuta a Roberta Corradin. Grazie molte, grazie a voi di avermi invitata. Noi oggi siamo qua per parlare delle cuoche che volevo diventare, ovvero il libro di Roberta Corradin, oggi disponibile in ebook. Esatto, quindi è una presentazione estremamente eterea perché presentiamo un libro che non c'è. Era un libro che non era più disponibile e questo potrebbe convertire all'ebook anche i più recidivi. Poi questo libro, Le cuoche che volevo diventare, è un libro che più che autobiografico sarà profetico. Che cosa vi devo dire? Perché io volevo diventare una cuoca. Questo libro è uscito nel 2008 e nel 2011, dal 2011, io ho un ristorante. Perché oggi siamo qua per realizzare la pasta all'uovo, omaggio a Nadia Santini, quindi all'eccellenza. E iniziamo a fare la nostra ricetta, che è allora una delle ricette citate all'interno del tuo libro, Le esatto cuoche che volevo diventare. Parliamo un po' del dosaggio. Allora, 125 grammi di farina. Esatto. E due uova, uno intero e un tuorlo. Questa pasta viene di un giallo bellissimo e soprattutto non avete bisogno di aggiungere acqua, di aggiungere niente. Vedete, viene praticamente da sola. Non importa la nazionalità e non importa veramente che cosa c'è scritto sul passaporto, importano i gesti e l'anima con cui li replichi e li esegui. La cucina è trasversale. La cucina è assolutamente trasversale. Mia mamma, che era piemontese, diceva si vede Superga. Quindi deve essere trasparente. Deve essere la sfoglia trasparente. È pronta, esatto, la è sfoglia è pronta e di che viene finissima. Io poi a casa la tiro ancora più fine, per cui sono proprio delle veline questi ravioli. E però adesso per oggi ci va bene così. Le cuoche che volevo diventare non è un ricettario, ma posso dire che è un viaggio, un libro narrativo all'interno del quale troverete tutta una serie di ricette che poi voi potrete fare. Ricette e di donne fantastiche. E di donne fantastiche, ovviamente con storie di donne fantastiche.